La nostra campagna Toscana 2.0, vi presentiamo oggi un'applicazione che dovrebbe aiutare a dare l'allarme in caso di alluvioni. L'hanno messa a punto gli ingegneri del centro funzionale della regione ed è attualmente in fase di sperimentazione in collaborazione con il LAMMA. Jacopo Cecconi. Se piove troppo, sul telefonino del sindaco suona una sirena. Niente più scaricabarile in caso di alluvione e ritardato allarme alla popolazione. Questo almeno sarebbe lo scopo dell'app messa a punto dal centro funzionale della regione toscana con sede a Pisa in collaborazione con i meteorologi dell'AMMA di Sesto Fiorentino. L'innovazione presentata alla stampa dallo stesso presidente Rossi a inizio primavera è ancora in fase sperimentale in alcuni comuni e una provincia. Ha avuto il primo banco di prova sostanzialmente con gli acquazzoni degli ultimi giorni. Quando funzionerà, sarà applicato su larga scala. Il funzionamento è basato sulle rilevazioni dei pluviometri installati sul territorio e degli idrometri da applicare sul corso di ogni fiume. I livelli a cui far scattare l'allarme possono essere tarati dai gestori su questo computer centrale. Per ora sperimentalmente abbiamo impostato una soglia di 20 mm in un quarto d'ora e di 50 mm in un'ora. Qui vediamo un esempio delle piogge registrate a Sinalunga, a Bettolle e a Monticiano il giorno 9 lo scorso martedì. Ogni allarme arriva solo nella zona interessata. I destinatari sono amministratori e tecnici, loro poi hanno l'onere di avvisare la popolazione. L'altra cosa positiva è che è un'app sviluppata in casa, quindi la possiamo tranquillamente migliorare, correggere gli errori e così via. E fondamentalmente è anche uno strumento utile per noi, diciamo, meteorologi, perché in effetti ci dà subito in tempo reale informazioni su quello che sta succedendo sul territorio. È la prevenzione 2.0, uno strumento in più che certo non eliminerà comunque l'obbligo di attuare anche quella 1.0, rispettare l'alveo dei fiumi o nel caso costruire argini in grado di restare in piedi.